Ripartiamo dalla domenica. Era questo quello che abbiamo lasciato in sospeso nell'ultimo incontro, e quindi ripartiamo e completiamo, ecco, questo aspetto. Iniziando, ecco, a parlare della domenica, vi dicevo tra l'altro che avremmo fatto riferimento a due documenti della Chiesa, recenti, della Chiesa, sia della Chiesa universale come della Chiesa locale, della Chiesa italiana, quindi della CEI. E quindi, ecco, abbiamo fatto riferimento e faremo riferimento ancora al documento Dies Domini e al documento Il giorno del Signore, appunto, della CEI. E abbiamo visto, ecco, come possiamo chiamare il giorno della domenica. Possiamo chiamarlo l'ottavo giorno, oppure, ecco, giorno del Signore. Poi ancora abbiamo visto che possiamo chiamarlo giustamente giorno di Cristo, in considerazione soprattutto del fatto, ecco, che la domenica parte dalla risurrezione di Gesù Cristo. Il centro della domenica è la risurrezione di Gesù. Abbiamo anche visto, ecco, che possiamo parlare della domenica anche come giorno della comunità, quindi giorno della Chiesa. E ancora possiamo, ecco, parlare della domenica anche come giorno dell'uomo, dies hominis. Quindi la domenica come giorno di gioia, giorno di riposo e anche, ecco, giorno della solidarietà. In quanto giorno del ricordo e dell'incontro della comunità, erano questi due aspetti visti precedentemente, giorno, ecco, dell'incontro della comunità con il Signore, Signore risorto, vivo e presente, ecco, nell'assemblea, la domenica dovrebbe portare con sé anche, ecco, no, questa coloritura, questa connotazione di gioia. All'inizio dell'esperienza cristiana, infatti, la domenica, più che come giorno di riposo, fu il giorno della gioia. La domenica è l'eco settimanale della prima esperienza del risorto, quindi non può, per questo motivo, appunto, in quanto eco della prima esperienza del risorto, non può portare con sé, appunto, la gioia. Anzi, deve diventare, dice il documento Dies Domini al numero 57, deve diventare il giorno propizio per educarsi alla gioia, riscoprendone i tratti autentici della gioia, riscoprendone, ecco, la vera radice, che è una nuova creazione, appunto, che con la risurrezione di Gesù Cristo è stata inaugurata. E in quest'ottica, allora, la domenica, ecco, ripeto ancora una volta, è il dono che Dio fa all'uomo, non tanto il dono che l'uomo fa a Dio. È il dono che Dio fa all'uomo perché in questo giorno, ecco, l'uomo recuperi la dimensione del suo esistere riscattato dal non senso che deriva dal peccato e dalla morte. Il comandamento quindi di onorare il giorno del Signore in questa visuale, in questo contesto, non è una imposizione pesante, non dovrebbe essere, ecco, una imposizione pesante, ma appunto un aiuto perché l'uomo avverta la sua vitale e liberante dipendenza dal Creatore e nello stesso tempo, ecco, l'uomo riscopra la vocazione ad accogliere la grazia di Dio. Onorando il riposo di Dio, l'uomo ritrova pienamente se stesso. Dies Domini numero 61. Allora, astenersi dal lavoro, dalla fatica, tralasciare la tristezza delle occupazioni quotidiane e ritrovarsi insieme nella gioia diventa che cosa? Diventa affermazione del trionfo della vita, diventa affermazione del primato, appunto, della gioia. Significa anche affermare la superiorità dell'uomo su quello che è l'ambiente che lo circonda. Soprattutto oggi, in cui anche il cristiano vive la sua domenica come giorno di riposo dal lavoro e dalla festa, ecco, la festa non si può ridurre solo a un giorno di vacanza e quindi a un giorno solo di evasione. Perché anche il giorno, ecco, dicevamo, oltre che della gioia, anche della solidarietà. Il giorno nel quale, ecco, siamo chiamati a riscoprirci comunità e quindi a ritrovare, ecco, tutte quelle dimensioni che favoriscono
no, questa esperienza e che alimentano e concretizzano, no, nella quotidianità questo sentirsi una cosa sola. Infine, ecco, sempre dai documenti, troviamo questa ultima, potremmo dire così, definizione della domenica, come dies dierum, o giorno dei giorni. In questa prospettiva, ecco, la domenica è la festa primordiale che rivela anche il senso del tempo, che ci aiuta, ecco, a scoprire il senso del tempo. Quindi, ecco, continuando ad avere davanti agli occhi il motivo principale che è all'origine del giorno del Signore, quindi all'origine della domenica, che è la resurrezione, tenendo davanti, ecco, a noi la resurrezione, è possibile individuare, dicevo, ecco, un'ulteriore dimensione della domenica. E qual è questa dimensione? È quella della prefigurazione del giorno finale della parusia. E quindi anche, ecco, in questo senso, in questa prospettiva, no, la domenica ci aiuta a dare un senso al tempo. Un tempo che è un cammino, che è una linea che procede verso il compimento. Tutto quello che avverrà fino alla fine del mondo è una esplicitazione di quanto si è verificato nella resurrezione di Gesù Cristo. O, per dirlo con le parole di Gesù, no, è il compimento progressivo di quel regno che Gesù è venuto a inaugurare e che ha avuto, appunto, ecco, no, la spinta, no, verso il futuro, che è la resurrezione. Celebrando la resurrezione, appunto, ecco, nella Pasqua settimanale, che è la domenica, il cristiano anticipa nei segni il futuro e alimenta la speranza, appunto, di raggiungere quel traguardo. Concludendo, allora, in base al confronto con il sabato di cui abbiamo parlato all'inizio, con il sabato ebraico, ecco, emerge l'originalità della domenica, appunto un'originalità che non è più legata al riposo dal lavoro, ma è legata al mistero, alla vita di Gesù Cristo il risorto, di cui la Chiesa, spezzando il pane, quindi celebrando l'Eucarestia nel giorno del Signore, fa memoria di quello che è stato, no, il mistero del Cristo, sperimenta la sua presenza viva, vivificante, e aspetta la venuta gloriosa. Da questa, diciamo così, lettura teologica della domenica, è logico e anche per certi aspetti, tra virgolette, doveroso, no, cercare di individuare alcuni orientamenti pastorali. Orientamenti pastorali, ecco, che non invento, ma che, appunto, riassumo, deduco da quei documenti precedentemente ricordati, cioè Dies Domini e il giorno del Signore. Nell'esortazione apostolica, quindi Dies Domini, questi suggerimenti, orientamenti pastorali, si trovano all'interno dei singoli punti caratteristici della domenica, mentre nell'altro documento, quello della CEI, il giorno del Signore, sono un capitolo a parte. Quindi nel primo bisogna andarli a cercare, no, all'interno della descrizione che il documento fa delle caratteristiche della domenica. In quello dei Vescovi invece c'è un capitolo e quindi si fa subito, ecco, no, a individuarli. È necessario comunque, ecco, collocare questi suggerimenti all'interno dell'attuale situazione sociale e anche ecclesiale, e in questa prendere in considerazione, in questa nostra situazione, il fenomeno del cosiddetto fine settimana. Io preferisco l'italiano perché l'inglese lo so poco, quindi weekend sarebbe, se non sbaglio, no? Fine settimana che crea non poche difficoltà. Pur essendo infatti legittima l'esigenza di evadere dal proprio ambiente in cerca di momenti di vita detti e ritenuti più umani, è giusto considerare anche, tra virgolette, i danni che questo modo di vita può portare non solo a quella che potremmo chiamare la pratica religiosa, ma anche e soprattutto alle persone e in modo particolare alla comunità familiare. Non di rado, e per non poche famiglie,
la domenica è diventata proprio il giorno della massima estraneità. L'istituzione poi della messa vespertina è stato un tentativo di risposta, come lo è lo sforzo, tra virgolette, di moltiplicare il numero delle messe domenicali, magari ecco, attraverso un coordinamento, no, delle diverse parrocchie. I documenti comunque non si limitano solo ad accennare a ciò che si è fatto e si può fare riguardo alla celebrazione dell'Eucarestia, per permettere a tutti quindi di soddisfare il cosiddetto precetto, che rimane invariato. Ma ecco, i documenti ricordano che il giorno del Signore, certo che ha il centro nella celebrazione dell'Eucarestia, nella Messa, però non vive solo di questa. Quindi le indicazioni non sono solo quelle legate, no, alla celebrazione dell'Eucarestia, ma a qualcosa che appunto, no, dovrebbe ancora far parte del contenuto, quindi essere il contenuto, ecco, no, del giorno del Signore. Accanto all'Eucarestia infatti c'è ad esempio la possibilità, l'ufficio cosiddetto di lode, oppure potremmo anche aggiungere l'adorazione silenziosa o solenne, o anche le altre forme di pietà tradizionale, di pietà che la tradizione, ecco, no, ci ha consegnato. E poi ecco, ci sono anche le cosiddette opere dell'ottavo giorno, queste le trovate ai numeri 36, 37 e 38 del giorno del Signore, il quale ecco, ricorda che accanto alla preghiera, in modo particolare all'Eucarestia e poi ecco, alle altre forme di preghiera a cui accennavo in maniera telegrafica precedentemente, vi dobbiamo porre nel giorno del Signore, quindi nel giorno di domenica, la carità. Quindi ecco, ci siamo esortati da questi documenti a dedicare un po' di tempo ai parenti, agli amici, ai malati, agli anziani. E anche viene ricordata ecco, l'importanza nel giorno del Signore della tradizionale pietà per i defunti, che noi esprimiamo ecco, no, attraverso la visita al cimitero. Ora, perché la domenica torni ad essere tutto ciò che si è detto, quindi giorno del Signore, giorno di Gesù, giorno della Chiesa, giorno della gioia, giorno della parusia, quindi ecco del ricordo, quindi che dà senso al tempo, perché ecco, ripeto, la domenica torni ad essere tutto questo, saranno necessari molto tempo, credo, ma anche molto lavoro. Consapevoli ecco di quelli che sono anche i condizionamenti sociali che non possiamo, no, eliminare con un colpo di spugna. Le trasformazioni culturali non sono ecco, facilmente realizzabili. È necessario comunque non far venir meno mai nella domenica del cristiano quei caratteri e quello spirito che hanno fatto di questo giorno appunto il giorno del Signore o il giorno dei giorni, come dicono i padri. Perché questo avvenga, ecco, ripeto, dovremmo essere capaci di restituirgli il suo carattere più vero, e cioè il volto gioioso della festa. Probabilmente non basterà curare meglio la celebrazione eucaristica, e nemmeno punteggiare la giornata dei momenti di preghiera, e nemmeno fare visite ai conoscenti, ai malati o al cimitero. Tutto ciò è necessario, ma non basterà, credo. È necessario, ripeto, far tornare a far festa. E festa è letizia, è volontà di stare insieme, è gioia di parlarsi, di prolungare l'incontro, è convivialità, è condivisione, è rispetto e anche sano divertimento. Tutto ciò è autentico quando si radica ecco, nella gioia cristiana. Nessuna festa è vera se non si esprime nella letizia che viene dalla comunione con Dio, comunione che edifica e che sorregge ecco, la vita della comunità ecclesiale, comunione che è segno di speranza che siamo chiamati a dare al nostro mondo. E a questo punto ecco, nella mia testa era venuto fuori questo, quello di rimanere ancora, di sostare ancora un po' sulla domenica, proprio così, analizzando un po' questa faccenda del riposo, della gioia, per vedere anche così come nel corso della storia di questi 2000 anni, no, questo aspetto è stato introdotto e poi dopo vissuto. E cercherò di farlo anche in maniera abbastanza celere, ecco.
Diciamo subito che il carattere, tra virgolette, festivo di riposo della domenica arriva, ecco, no, nella celebrazione della domenica verso il IV secolo, fine del IV secolo. E diciamo anche così che questo carattere festivo ha avuto un ruolo importante fino al punto che in alcuni secoli è diventato, potremmo dire così, il punto fondamentale, con il rischio di avere oscurato l'aspetto originale della domenica. Il Nuovo Testamento infatti non dice nulla a proposito del riposo domenicale. E questo stesso silenzio circa il riposo, ecco, lo troviamo nella Chiesa dei primi secoli, nella Chiesa primitiva. Del resto, le condizioni sociali dei cristiani, dei primi secoli appunto, per lo più gente umile, se non addirittura in qualche caso anche schiavi, non avrebbero permesso loro di astenersi dal lavoro in un giorno in cui l'intera popolazione lavorava. E anche quindi nel primo e nel secondo secolo non troviamo nessun riferimento al riposo settimanale legato appunto alla domenica. Alla fine del primo secolo, Sant'Ireneo di Lione, morto nel 202, esclude l'esistenza di una legge in proposito. La domenica appare come una memoria appunto della resurrezione del Signore, giorno del culto, della celebrazione dell'Eucarestia, e per questo non era necessario astenersi totalmente dal lavoro, bastava liberare le ore dedicate appunto al culto, quindi alla celebrazione. Per trovare la prima testimonianza relativa al riposo, bisogna arrivare a Tertulliano, che in un suo scritto, De Oratione, quindi è sulla preghiera, ci informa, leggo testualmente, secondo una tradizione antica, i cristiani si astengono di domenica dal digiunare e dall'inginocchiarsi, ma anche da ogni motivo di essere e di agire che comporta preoccupazione. Rimandano anche gli affari per paura di offrire occasioni al diavolo. Però notiamo la motivazione. La motivazione è quella che deve essere un giorno di gioia. Tertulliano parla vagamente di affari, ma il significato del riposo è chiaro. Il giorno del Signore è un giorno di gioia, perciò i cristiani non solo si astengono da ogni celebrazione penitenziale, diceva dall'inginocchiarsi, no? Ma anche da ogni preoccupazione materiale e da ogni ricerca ansiosa del guadagno. Tutto ciò non in forza di una legge, ma a causa appunto della resurrezione di Gesù, del ricordo e del rivivere quel momento. Nella seconda metà del III secolo, un altro scritto, dal titolo Didascalia Siriaca, invita il cristiano ad osservare il riposo domenicale. Però l'astensione dal lavoro sembra, anche qui, limitato al tempo necessario per partecipare alla celebrazione dell'Eucaristia. Dunque, nei primi 3 secoli di cristianesimo, non esiste una legge del riposo domenicale. Si riscontra subito un'astensione dal lavoro, però, ripeto, limitata al tempo da dedicare al culto. È un atteggiamento, chiamiamolo spirituale, che spinge ad astenersi in quel giorno di gioia dalle, potremmo dire così, preoccupazioni e seccature, no, che possono provenire dagli affari. Quando nel IV secolo Costantino accorda, potremmo dire così, ecco, la pace, e troviamo la prima legge che stabilisce appunto la soppressione del lavoro nel giorno del Signore, quindi è una legge civile, prima ancora che una legge della Chiesa. 3 marzo 321, questa è la data di questa legge civile che stabilisce il riposo nel giorno del Signore. L'imperatore Costantino, appunto, con una legge vieta l'attività giudiziaria, i lavori che si svolgevano in città e l'artigianato, autorizzando però il lavoro dei campi. E perciò, ripeto, una legge che non si collega a quella del sabato ebraico, che proibiva ogni lavoro, ma al diritto romano.
una legge che trasferisce le prerogative delle feste, tra virgolette, pagane, quindi proprio del calendario romano, alla festa cristiana. Quindi Costantino fa questo, no? Fa una legge, questa legge trasferisce quelle che erano le prerogative delle feste pagane, delle feste del mondo romano, no? Al giorno cosiddetto del Signore, la domenica. La Chiesa, appunto, ecco, no? Non ha inserito immediatamente questa legge, ripeto che è una legge civile, nella sua legislazione, quindi nel diritto canonico. Ancora per molto tempo il riposo domenicale rimarrà semplicemente un obbligo civile. Il Concilio di Laodicea, circa 360, chiede che ci si astenga dal lavoro soltanto nella misura del possibile, sottolineando inoltre che deve trattarsi di un riposo cristiano e non da giudaizzanti. L'essenziale è, citazione, prendersi il tempo necessario per assistere alle riunioni del culto. I secoli successivi, IV, V, eccetera, sono i secoli caratterizzati dalle invasioni dei barbari, le quali modificarono profondamente le condizioni sociali e quindi anche pastorali. La Chiesa in quel momento si trova di fronte, ecco, a queste popolazioni battezzate in massa, scarsamente preparate, per cui il primo obiettivo della pastorale era quello della formazione cristiana. Noi oggi diremmo della pre-evangelizzazione e della evangelizzazione. Ora, nel proseguire questo fine, quello, ecco, di, no, dare una istruzione alle popolazioni che provenivano dal nord, popolazioni barbariche, la Chiesa, cioè la domenica, diventerà un elemento importante, giocherà un ruolo primario. Perché? Perché è durante la celebrazione eucaristica che avviene la catechesi. La stessa celebrazione eucaristica è un momento di catechesi. Allora, per permettere la partecipazione alla messa e quindi anche alla catechesi, i concili e i vescovi si sforzano di instaurare dovunque il riposo domenicale, usando anche, quando i consigli e le esortazioni non bastavano, le leggi e persino le punizioni corporali. All'inizio del IV secolo, ecco, dicevo, cominciarono a manifestarsi anche alcune correnti, tra virgolette, giudaizzanti, per cui sì, era proibito tutto, non si poteva fare niente, addirittura anche la toilette era proibita. Tendenze contro le quali però, ecco, reagiscono i vari sinodi. Uno di questi è il sinodo di Orleans, 538, che fa, ecco, che definisce quali sono i lavori proibiti la domenica. E così per la prima volta un sinodo introduce, ecco, nella legislazione ecclesiastica le prescrizioni civili sul riposo della domenica, e lo fa aggiungendo a quella legge di Costantino la proibizione, appunto, della la prescrizione del lavoro dei campi. A partire poi da questo momento si verifica anche una variazione a livello di linguaggio per quello che riguarda le espressioni cosiddette opere servili. Forse qualcuno, non so, può avere sentito dire, ecco, no, che c'era questa distinzione a suo tempo tra opere servili e opere non servili. Ecco, questa distinzione passa dal designare il lavoro dei servi al lavoro proibito della domenica. Quindi, se all'origine il lavoro servile indicava il lavoro dei servi, poi questa terminologia, queste parole, lavoro servile, indica tutti quei lavori che la domenica verranno proibiti. Una trasformazione anche questa legata a quella società di quel periodo. Infatti, sotto i colpi, ripeto, delle invasioni barbariche, l'economia urbana crolla, con il conseguente ritiro dai proprietari terrieri nelle campagne e il radunarsi intorno ad essi dei contadini. Ora, se i primi avevano tutto il tempo per partecipare alla celebrazione dell'Eucaristia, della domenica quindi, le cose erano ben diverse per i contadini, per i servi cosiddetti della gleba, che dipendevano in tutto dai signori.
Di conseguenza, per permettere anche a queste persone, che erano a loro volta cristiane, di recarsi la domenica in chiesa, spesso una chiesa che trovava lontana, la gerarchia proibisce esplicitamente i lavori servili, cioè i lavori dei campi, avendo di mira però, più che i servi, i padroni, i quali non permettevano ai contadini di non lavorare la domenica, cioè obbligavano i contadini a lavorare anche la domenica. E allora ecco, la Chiesa ha fatto questo, ha messo nell'elenco delle opere proibite anche le cosiddette opere servili, quindi anche il lavoro dei campi, dando così la possibilità a quelle persone di andare alla domenica, alla celebrazione e alla catechesi. Comunque gli sforzi dei vescovi e dei concili purtroppo risultarono vani, tanto che è stato necessario ricorrere alle pene per imporre le leggi del riposo della domenica. Certamente è un contesto ben lontano questo dalla gioia della resurrezione. D'accanto suo, Roma si sente in dovere di ricordare la tradizione. San Gregorio Magno, vissuto nel 600, rivolgendosi ai Romani, rammentava come la legge del sabato fosse stata abolita e riaffermava che è proibito il lavoro che lega alla terra e che impedisce, no, nel giorno del Signore di rivolgersi con la preghiera a Dio. Ma anche questa parola rimane inascoltata. Ne sono testimonianza i rituali irlandesi della penitenza, che cominciano ad essere in voga in questo periodo, e anche le leggi civili che accentuano il carattere giuridico del riposo. C'è lo sforzo che ha fatto la Chiesa, ecco, no, di dare un'anima, tra virgolette, a questa legge, non è servito molto, non è riuscita, ecco, no, nel suo intento. E allora ecco che vicino a questo purtroppo, no, sono apparse, come dire, le leggi sia ecclesiastiche sia canoniche che civili, che obbligavano il riposo nel giorno del Signore. Saranno poi alcuni teologi del IX secolo, quindi siamo abbastanza avanti, che cercheranno di riallacciare i ponti con la tradizione dei padri e quindi con la resurrezione. Troviamo anche in questi scritti, nelle opere, ecco, di questi teologi, l'espressione opere servili, però questa, ecco, ancora continua a essere usata per indicare appunto il lavoro della terra, ma soprattutto il riposo, ecco, si prova di nuovo a essere giustificato in maniera cristiana, perché si dice così: la domenica è il giorno in cui Cristo è risorto dai morti, e allora ecco che è importante, no, astenersi appunto dal lavoro che non permette, no, di vivere in maniera gioiosa, serena e tranquilla questo ricordo, questa memoria. Se arriviamo a San Tommaso, ecco, San Tommaso si inserisce in questa riflessione anche qui su quello che riguarda i lavori servili, che vengono non solo poi successivamente dal IX secolo in poi indicati come ed esclusivamente i lavori dei campi, quindi, ma anche tutti i lavori, insomma, sono lavori servili. San Tommaso, ecco, dicevo, si innesta in questa riflessione e la fa progredire ulteriormente. E San Tommaso, ecco, ricorda che al centro della domenica, che è il memoriale della resurrezione ricreatrice del Signore, c'è il culto pubblico della comunità cristiana, e la nuova legge del riposo domenicale va dunque vista in funzione del culto. E poi, sempre in vista della celebrazione che spontaneamente è sorta nella vita della Chiesa, l'esigenza di astenersi appunto, ecco, dai lavori, dalle opere servili. E San Tommaso, ecco, riguardo alle opere servili che sono proibite, punta l'attenzione non tanto sulla singola opera o le diverse opere servili, cosiddette servili, ma punta l'attenzione sull'intenzione, per cui l'elemento discriminante diventa il profitto. Quindi sono opere servili tutte quelle che producono un profitto, mentre altri lavori che non producono immediato profitto, ecco, non sono più inserite, tra virgolette, nel catalogo delle opere servili. Questo, ecco, anche per distinguersi, ripeto ancora una volta, dal sabato, in cui il sabato, insomma, era veramente il sabato giudaico, no?
si poteva fare nessuna opera se non alcune, proprio quelle di vitale importanza. Quindi ogni lavoro che tende esclusivamente al profitto, dice Tommaso, è illecito. Questa morale, chiamiamola così, dell'intenzione si diffonde abbastanza rapidamente e nei secoli successivi, a quelli di San Tommaso, quindi il XIV, il XV, diventa, potremmo dire, dottrina comune. All'inizio del secolo XVI, però, ci troviamo davanti a un brusco cambio della situazione e quindi anche delle motivazioni. In un commento all'opera grande di Tommaso, alla Summa Theologica, il cardinale Cajetano, o Gaetano a seconda di come viene scritto, siamo nel 1534, già la data della sua morte, propone una nuova teoria che tenderà a sostituire, no, la teoria, la dottrina della intenzione. È una teoria che risente notevolmente della cultura dell'epoca, che avversava il lavoro manuale, il lavoro cosiddetto servile, in contrapposizione alle cosiddette arti liberali. Queste ultime, le arti liberali, tra cui potremmo dire, ecco, no, la giurisprudenza era un'arte liberale, queste ultime sono permesse anche di domenica, qualunque sia l'intenzione di chi le compie. La fatica che possono comportare e anche l'impedimento che possono rappresentare per la celebrazione del culto divino passano in secondo ordine. Questa teoria rappresenterà la dottrina comune dei moralisti e dei canonisti fino all'inizio del nostro secolo, non proprio nostro, quello passato. All'inizio del secolo, quindi passato, del XIX secolo, c'è il tentativo di sganciarsi dalla dottrina del cardinale, un tentativo che fa forza attorno a due idee fondamentali. Il primo è che lo scopo della domenica è di favorire il culto di Dio, la vita familiare e la realizzazione dell'uomo. Ogni attività che quindi che crea un grave ostacolo a tutto questo è da ritenersi proibita, quindi non solo il culto divino, ma anche la vita familiare e quella che è la realizzazione dell'uomo. La vera opera servile è il lavoro professionale svolto da ciascuno senza nessuna distinzione, anche se bisogna a questo riguardo considerare i moderni problemi relativi al lavoro e a quelli che sono i cosiddetti turni lavorativi, no? Per cui anche qui, ecco, no, è un elemento ulteriore che bisogna tenere presente nell'individuare, ecco, la modalità migliore di vivere e santificare il giorno del Signore. L'ultimo, diciamo così, chiamiamolo argomento, che potremmo e che viene normalmente, ecco, inserito in questo contesto di una cosiddetta morale religiosa, morale delle virtù e del culto, è la religiosità popolare o pietà popolare. Religiosità o pietà popolare. Il culto ufficiale della Chiesa, quindi, ecco, no, la celebrazione dell'Eucaristia, e quello che la Chiesa, ecco, riconosce come culto, non esaurisce, potremmo dire così, le modalità attraverso le quali il popolo santo di Dio, il credente, ecco, si relaziona, si rapporta con Dio. Ripeto, ecco, il singolo, la persona o anche le comunità vivono momenti di intenso rapporto con Dio che vanno sotto appunto il nome di religiosità o pietà popolare o anche di devozioni. E credo che sia importante e anche necessario non sottovalutare queste espressioni, anche perché se da una parte il culto ufficiale, quindi quello liturgico, sta subendo una erosione a causa della secolarizzazione, forme di pietà popolare resistono e in certi casi prosperano. Le statistiche ci dicono che i santuari sono più frequentati di prima, che le feste popolari o patronali sono momenti di festosità ricercata anche oggi come nel passato, e che le devozioni, ecco appunto, sono anche il sostegno, no, della vita, della spiritualità di tanti cristiani. Allora, ecco, proviamo adesso quindi allora ad accostarci a questo mondo, a questa modalità, no,
chiamata appunto pietà popolare. Quando noi parliamo di devozione popolare, di pietà o di religiosità, ci riferiamo a che cosa? Ci riferiamo a diverse modalità, dicevo prima, del rapporto dell'uomo con Dio e anche a diverse forme, no? Specifiche che nel corso della storia, ecco, no, si sono presentate e hanno tenuto viva e desta, ecco, no, l'attenzione, la relazione con Dio. Gli studiosi in materia concordano nell'indicare due aspetti fondamentali della pietà popolare. Il primo aspetto è quella che potremmo chiamare la preminenza appunto dell'aspetto devozionale, cioè nella pratica religiosa cristiana si trovano fondamentalmente due motivazioni. Una che possiamo chiamare anche una motivazione evangelica, sacramentale, che deriva dall'assimilazione della parola di Dio, che pone l'accento sulla specificità della vita cristiana. L'altra appunto è la dimensione, chiamiamola, devozionale. Questa è una dimensione che risponde ai legittimi bisogni psicologici, sociali, culturali di ogni religione, quindi anche del cristianesimo. Perché il cristianesimo, non dimentichiamocelo, è una fede incarnata. Quindi ecco, è una caratteristica della devozione, qual è? Quella di mettere l'accento su un Dio che risponde anche ai bisogni, no, della contingenza umana. Quindi il bisogno di protezione, bisogno di grazia, di favori, bisogno anche di sperimentare la vicinanza, ecco, di questo Dio attraverso riti, attraverso simboli, attraverso appunto, ecco, devozioni particolari. E quindi ecco, no, legato a questo, a questa caratteristica della devozione, anche, ecco, no, una forte tendenza ritualistica, no, per cui sempre le stesse cose, gli stessi gesti, eccetera. L'altro aspetto fondamentale della religiosità popolare, della pietà popolare, è quella di, chiamiamola così, gli studiosi la chiamano una marginalità ecclesiale. Cioè queste tendenze generali, che abbiamo prima indicato, si esprimono attraverso una ricca fioritura, dicevo, di pratiche, di atteggiamenti religiosi, che hanno anche qui delle caratteristiche comuni. Ad esempio, la religiosità popolare è prevalentemente una religiosità affettiva, poco sorretta, potremmo dire così, ecco, da una logica razionale. Per cui, ecco, no, è una realtà complessa, ha anche, diciamo così, elementi, per virgolette, paradossali, e anche, ecco, è una religiosità che è restia al cambiamento. Difficilmente, ecco, no, le modalità, le formule, no, si cambiano. Troviamo ancora, ecco, in questa religiosità un profondo, ripeto, senso di Dio e anche della sua provvidenza, fino a giungere agli estremi, cioè ad un certo fatalismo. È una religiosità simbolica. Dio viene incontrato soprattutto, ecco, nei riti, no? Nelle processioni, nelle sagre. All'interno di questo contesto di pietà popolare, la morte ha un profondo significato religioso. E quindi è forte, ecco, no, il culto dei morti come uno degli elementi. È anche una, potremmo dire così, una religiosità itinerante. Si va in chiese, santuari, in luoghi sacri. In essa si trova anche una grande capacità di preghiera. E, ecco, Gesù, la mamma, Maria, sono visti più come protettori che come persone da imitare. E così anche i santi. I documenti della Chiesa, anche per questi aspetti che non sono tutti negativi, ecco, preferiscono parlare di pietà popolare più che di religiosità, perché il termine religiosità ha un senso, una connotazione, se non negativa, però perlomeno ambigua, problematica. Vi cito un documento che è l'Evangeli Nunzianti di Paolo VI, il quale dice così: la religiosità popolare, cito, si può dire ha certamente i suoi limiti, è frequentemente aperta alla penetrazione di molte deformazioni della religione, anzi di superstizioni. Resta spesso a livello di manifestazioni cultuali senza impegnare un'autentica adesione di fede.
può anche portare alla formazione di sette e mettere in pericolo la vera comunità ecclesiale. Lo stesso documento, poco dopo, ecco, parla appunto di pietà popolare, preferisce pietà popolare, per evidenziare il senso genuino, vero, di questa realtà che scaturisce dalla fede. E anche qui ve lo leggo. Ma essa, se ben orientata, soprattutto mediante una pedagogia di evangelizzazione, è ricca di valori. Manifesta una sede di Dio che solo i semplici e i poveri possono conoscere. Rende capaci di generosità e di sacrificio fino all'eroismo. Quando si tratta di manifestare la fede, comporta un senso acuto degli attributi profondi di Dio. Due punti: la paternità, la provvidenza, la presenza amorosa e costante. E ancora, ecco, positività di questa pietà. Genera atteggiamenti interiori raramente osservati altrove al medesimo grado. Quali sono questi atteggiamenti? Li indica: pazienza, senso della croce nella vita quotidiana, distacco, apertura agli altri, devozione. A motivo di questi aspetti, noi la chiamiamo volentieri pietà popolare, cioè religione del popolo, piuttosto che religiosità. La carità pastorale deve suggerire a tutti quelli che il Signore ha posto come capi di comunità ecclesiali le norme di comportamento nei confronti di questa realtà così ricca e insieme così vulnerabile. Ecco l'ambiguità di cui vi dicevo prima. Prima di tutto occorre essere sensibili, saper cogliere le sue dimensioni interiori e i suoi valori innegabili, essere disposti ad aiutarla a superare i suoi rischi di deviazione. Ben orientata a questa religiosità popolare o pietà popolare, può essere sempre più, per le nostre masse popolari, un vero incontro con Dio in Gesù Cristo. Quindi attraverso questa distinzione tra religiosità, che ha più una connotazione, potremmo dire così, ecco, no, ambigua, negativa, e pietà, che invece, ecco, ha una connotazione positiva, attraverso questa distinzione si vuole evidenziare la vera pietas, come dicevano i latini, che è del resto un dono dello Spirito Santo. Vi ricordate i sette doni? Sì. Tra quelli c'è anche la pietà. E quindi è lodata, no? Anche dall'Apostolo Paolo, come utile per tutte le cose, che sta alla base appunto questa pietas della pietà popolare, che fanno anche di questa, della medesima, della pietà popolare, un'espressione delle virtù teologali. In questo senso, allora, la pietà popolare è sinonimo di devozione popolare ed include quell'aspetto positivo che San Tommaso dà a questa parola, la parola devozio, e che risale ovviamente al senso genuino del culto cristiano secondo la terminologia del Nuovo Testamento. Quando poi dalla devozione si passa alle devozioni, ci troviamo davanti alle diverse sfumature di questo rapporto di fede che gira attorno ad aspetti concreti e talvolta parziali, e che si concretizza in quelle forme di devozione che possiamo definire pie esercizi, atti devozionali, forme di devozione o anche, ecco, pietà popolare. Anche qui la parola popolare sta a indicare qualcosa di, che ha radici profonde, ma noi sappiamo anche qualcosa di spontaneità, di non ufficiale, di forme con le quali il popolo si identifica e che talvolta rivendica come proprie, a differenza della liturgia ufficiale che è regolata dalla Chiesa e celebrata con una struttura organica di parole e di riti. Quindi magari, ecco, una persona non si ritrova nella liturgia ufficiale perché magari non la comprende, non riesce, ecco, no, a inserirsi, e invece, ecco, vive, no, meglio quelle che sono le cosiddette devozioni. Con questo non voglio dire che bisogna favorire le devozioni a discapito del culto ufficiale, no? Ma che bisognerà fare un lavoro di evangelizzazione delle devozioni in maniera tale che, no, poi le persone possano ritrovarsi bene anche, no, nella celebrazione del culto ufficiale. E per una così tentativo, per un tentativo di un migliore, di una migliore comprensione della pietà popolare, è necessario anche aver presente un po' la complessa storia, no, che questa ha avuto vicino appunto alla storia e all'evoluzione, tra virgolette, della liturgia ufficiale.
Uno studioso di liturgia, Marsili, dice così: la ragione vera di questo dualismo cultuale, che ormai da secoli fa problema, non nella Chiesa cattolica, anche se di esso si è presa coscienza viva e polemica solo nel secolo XX, è da ricercarsi, a mio parere, dice l'autore, soprattutto sul piano della storia. Qualunque altra spiegazione giuridicamente allestita denota solo il tentativo di giustificare una situazione di fatto a mano creatasi nella storia senza indagarne né i motivi né le origini. Allora, nel tracciare per sommi capi la storia è necessario tenere presente che parliamo della pietà popolare, cioè di quelle forme comunitarie del popolo. Infatti, forme di culto privato, espressioni della preghiera e della devozione, sono sempre esistite nel cristianesimo, come in altre religioni, ma forme popolari, quindi comunitarie, di devozione accanto alla liturgia, non sorgono nella Chiesa se non in un determinato contesto, e in forma, potrei dire, quasi paradossale. Quindi con una derivazione dalla liturgia stessa e in alternativa alla liturgia ufficiale. Quindi nel corso della storia, ecco, queste devozioni popolari nascono come derivazione della liturgia e in alcune situazioni anche come alternativa alla liturgia ufficiale. Nell'antichità cristiana è nella liturgia che si riversa, no, questa pietà del popolo, ed è anche la liturgia che accoglie, no, le forme e le espressioni popolari. Cioè all'inizio, no, della nostra storia liturgica, la liturgia ufficiale ha accolto, no, quelle che erano alcune espressioni appunto della devozione popolare, della pietà popolare. L'opera di adattamento rituale della liturgia a partire dal secolo IV deve essere vista anche in questa prospettiva pastorale, cioè di offrire al popolo forme solenne, festive, per evangelizzare e per recuperare nella liturgia della Chiesa una forte carica di religiosità. L'opera liturgica, ad esempio, di Gregorio Magno è forse quella più caratterizzata da un desiderio di offrire al popolo romano, attraverso le stazioni, le processioni, forme adeguate per la pietà nell'ambito stesso della celebrazione ufficiale, la celebrazione dei misteri di Cristo. La celebrazione poi di forme tipiche di pietà popolare, sempre comunitaria, accanto alla liturgia ufficiale, avviene soprattutto nel Medioevo. E anche qui sotto una duplice spinta, cioè due sono le spinte che portano, ecco, no, a questo, tra virgolette, proliferare di devozioni, di pietà popolare di devozioni. Una è la dissociazione, no, dei singoli misteri del cristianesimo, che vengono celebrati singolarmente, per cui il mistero del Cristo non è più celebrato unitariamente, ma si comincia a celebrarlo in maniera, no, separata, quindi l'incarnazione, la predicazione, la passione, la risurrezione, l'ascensione, eccetera. E dall'altro, l'altra spinta, ecco, è la volontà in qualche modo di recuperare forme popolari, darei per dire quasi folcloristiche, no, di pietà, che erano una reazione a questa liturgia ufficiale. Quindi per non far completamente, no, allontanare queste forme di pietà popolare che nascevano spontaneamente, no, ecco, si è cercato di, no, in qualche modo, ecco, evangelizzarle, cristianizzarle, potremmo dire così. E tra le motivazioni, ecco, no, di questa, diciamo così, nascita e proliferarsi della religione popolare c'è anche purtroppo il fatto che la liturgia, quella ufficiale, è una liturgia troppo clericale e incomprensibile ormai, ecco, no, al popolo. Pensiamo alla stessa lingua. No? Ecco. Questa che lingua è? No, non è la lingua che mi dice che devo finire. È un'altra campanella, di un'altra ora. No? Ecco, dicevo, queste sono due circostanze che favoriscono appunto la nascita e la creazione di quelle forme di pietà attorno ai diversi misteri appunto della vita del Cristo, gestite e partecipate dal popolo. Nascono quindi e si sviluppano, no, le diverse costellazioni della pietà popolare, celebrazioni, rappresentazioni sacre attorno ai misteri dell'anno liturgico,
specialmente a Natale, dicevo prima, la settimana santa, pensiamo alle processioni del Cristo morto, nascono qui, in questo contesto, e come magari ecco anche no, riapprobazione di un qualcosa che il popolo voleva in qualche modo esprimere e che la liturgia ufficiale non lo permetteva più. Poi ecco nascono anche forme devozionali alternative ad alcune espressioni liturgiche, l'adorazione del Santissimo Sacramento, la processione del Corpus Domini, l'Angelus Domini, no? L'Angelus, il Rosario. Qualcuno dice che il Rosario è nato per dare la possibilità a chi non conosceva il latino di fare un po' quello che facevano i monaci con la salmodia, con i salmi, no? La liturgia delle ore, questi leggevano i salmi, e quell'altro che non comprendevano, allora ci hanno messo vicino, no? Ecco, hanno inventato il Rosario. Non sono sicuro se sia questa, ecco, la genesi del Rosario, però ecco, è una forma che nasce in quel momento. E quindi ecco, legato al Rosario ci porta ecco, a forme popolari di culto verso la Madonna, verso i Santi. Dicevo prima le processioni, pensiamo ai pellegrinaggi, prendiamo anche alla venerazione delle reliquie nei santuari che in questo momento ecco, no, iniziano ad essere presenti. Pensiamo anche ecco, a giorni caratteristici nei quali il popolo fa festa, no? Quindi le feste popolari, e accanto a queste, i patronali, certo. No, pensiamo ai tridue, alle novene, pensiamo a quei mesi, no, che hanno poi una devozione speciale verso qualcuno. No, il mese di maggio che diventa il mese dedicato alla Madonna, poi più avanti il mese di giugno che è il mese dedicato al Sacro Cuore, il mese di ottobre che è dedicato alla Madonna del Rosario, il mese dei morti, novembre che è il mese dei morti, ma questo già era un elemento già presente. Questo ecco, è soprattutto quello che viene, che avviene nel cosiddetto Medioevo, insomma, no? Durante il periodo successivo, cioè quello dopo il Concilio di Trento, si rafforza il valore di queste espressioni, appunto per la loro caratteristica popolare, in mancanza di varie alternative appunto nella riforma liturgica. Alternative che avvicinino di più il popolo alle celebrazioni appunto ecco, no, dei misteri del Cristo. Anzi, per certi aspetti viene incrementata questa pietà popolare e si arrischiscono alcune altre costellazioni di pietà popolare. Nel secolo XX, soprattutto in Germania, c'è stato un rifiuto di tutto questo complesso che abbiamo chiamato pietà popolare. E nel prendere in mano la guida della riforma liturgica con il documento programmatico Mediator Dei del 1947, Pio XII però, Pio XII, al rifiuto che veniva fuori ecco dalla riflessione teologica, soprattutto in ambito tedesco, a questo rifiuto ecco, della pietà popolare ha opposto invece un'apologia, quindi ecco, una lode delle forme di pietà, con le quali, dice ecco, il pontefice, in un certo modo si era identificata la vita della Chiesa degli ultimi secoli e riconosce che questa pietà ha portato innegabili frutti nell'evangelizzazione e nella santità della stessa Chiesa. Anche se alcune affermazioni del documento possono oggi sembrare superate, come avvertono anche qui alcuni liturgisti, non c'è dubbio che la legittima difesa di un patrimonio di pietà nella Chiesa è stato provvidenziale, come si potrà vedere dall'interesse che ha suscitato, no, questo elemento, questo aspetto della religiosità popolare e delle sue forme nel contesto attuale, ecclesiale attuale, dopo il Concilio Vaticano II. E quindi adesso ecco, mi permetto così di fare anche qui alcuni riferimenti al Magistero per quello che riguarda ecco, no, questo nostro tema. Parto da un documento del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium. Questo documento ecco, parla della pietà popolare e lo fa con queste parole. I pi esercizi, li chiama così, del popolo cristiano, purché siano conformi alle leggi e alle norme della Chiesa, sono vivamente raccomandati, soprattutto quando sono compiuti per disposizione della sede apostolica. Di speciali dignità godono anche i sacri esercizi delle chiese particolari,
che vengono celebrati per disposizione dei vescovi, secondo le consuetudini o i libri legittimamente approvati. Bisogna però che tali esercizi, tenuto conto dei tempi liturgici, siano ordinati in modo da essere in armonia con la sacra liturgia, derivino in qualche modo da essa e ad essa, data la sua natura di gran lunga superiore, conducano il popolo cristiano. Quindi riferimento alla liturgia, derivino da essa e ad essa conducano il popolo cristiano. Questa norma credo che sia una norma veramente saggia, è una norma che rimane, credo, ancora valida, è una norma che ha ispirato, direi, un discreto rinnovamento anche in certe forme di pietà. Tra queste quelle legate al culto della Madonna, che è un settore emblematico, potremmo dire così, della pietà popolare. Emblematico per il posto che la devozione mariana e le sue caratteristiche hanno. C'è a questo proposito un altro documento, Marialis Culto, che è un punto veramente di partenza per il rinnovamento e che è un rinnovamento che poi si è verificato, che è avvenuto in seguito. In questo documento troviamo i principi teologici che devono guidare il rinnovamento della pietà mariana, ma non solo, anche delle altre forme di pietà. E troviamo anche gli orientamenti pratici, sempre in questo documento, che possono contribuire ad un legittimo e anche auspicabile rinnovamento delle forme celebrative. È un documento di Paolo VI, dell'autore Paolo VI. E Paolo VI infatti parla della cosiddetta nota trinitaria, cristologica ed ecclesiale, quindi trinitaria, cristologica ed ecclesiale, che deve guidare la pietà verso Maria, la madre di Dio. E non solo indica queste tre note, ma stabilisce anche i cosiddetti quattro orientamenti concreti, quindi dà quattro orientamenti che devono appunto guidare lo sviluppo del culto e della pietà anche nel rinnovamento e sviluppo anche quindi delle forme devozionali. Questi orientamenti sono i seguenti: il criterio biblico, il criterio liturgico, il criterio ecumenico e quello antropologico. Questi orientamenti, ripeto, sono validi per ogni tipo di rinnovamento e in qualche modo sono già stati applicati in alcune celebrazioni proposte dalla Chiesa. Da parte sua, il Papa Paolo VI raccomanda, con un'appropriata esemplificazione, due forme caratteristiche di pietà mariana. Questo documento è per la pietà mariana. E quali sono, ecco, queste due formule? La recita dell'Angelus e la recita del Rosario. Anche il culto dell'Eucaristia fuori della Messa appartiene alle forme di pietà popolare. E anche questo, tenendo conto di quanto chiedeva il numero 13 era salutando un concilium, quello precedentemente citato, ha ormai una sua adeguata proposta dottrinale e liturgica, tanto che è stato pubblicato un apposito rito per l'adorazione della liturgia e per la comunione al di fuori della messa, approvato dalla congregazione per il culto divino, quindi c'è un rituale. Un altro libro importante per questo sviluppo, e per questa, tra virgolette, maturazione della pietà popolare, lo troviamo, un riferimento ritroviamo nel libro delle benedizioni o benedizionale. Anche questo promulgato dalla Sacra Congregazione per il culto divino. Possiamo considerarlo, ripeto, un'ulteriore concretizzazione di quella norma del Vaticano II, del numero 13 della Sanctum Consilium. In esso, in questo libro delle benedizioni, il popolo di Dio trova una esemplare proposta di preghiere, di letture bibliche e anche di formule celebrative che possono coprire molte espressioni della pietà popolare, sia a livello familiare che a livello comunitario. C'è quella proposta di benedizioni per tante situazioni della vita, ma l'interessante è che in ogni benedizione, ad esempio, non manca mai il riferimento alla parola di Dio. C'è sempre, è all'inizio. Ma quando a questi documenti è opportuno anche mettere in rilievo le continue esortazioni dei papi, i documenti che ho citato, la
mariale sepolto, quello sul rito della adorazione eucaristica, della comunione al di fuori della messa e questo benedizionale, troviamo, ecco, no, non nei documenti ufficiali, ma nei pronunciamenti, nei discorsi, nell'esortazione dei papi, ecco, no, esortazioni appunto che spingono a valorizzare le forme di pietà popolare, perché, ecco, portino sempre di più, no, al culto quello ufficiale. Alcune riflessioni teologiche, ecco, a partire da questi documenti che adesso, ecco, vi propongo. Questi documenti, allora, ecco, ad iniziare da quelli del Concilio Vaticano II, hanno spinto anche la teologia, no, a riflettere su questo fenomeno della pietà popolare e a dare una valutazione più positiva del complesso fenomeno, di questo fenomeno complesso, senza trascurare certamente i rischi e senza negare il necessario lungo cammino che si deve ancora fare nei confronti di molte o diverse forme, ecco, di religiosità popolare. Ora, ecco, cosa ha messo in rilievo la riflessione teologica? Ha messo in rilievo, ecco, appunto, dicevo, alcuni valori. Uno è dal versante antropologico, e se ricordate era uno dei quattro, no, punti citati da Paolo VI. Dal versante antropologico e culturale, perché le forme della religiosità hanno una forte carica di espressività di quelli che sono i valori umani, sociali, religiosi. Sono forme che nascono, dal profondo del cuore dell'uomo, del cuore soprattutto, ecco, di un popolo. Quindi sono fenomeni ricchi di significato, in contrasto anche così con, potremmo dire così, un certo razionalismo, illuminismo, oppure, ecco, no, con una modalità di programmare tutto, con l'appiattimento, potremmo dire così, dirigenziale della nostra cultura. Quindi è un valore questo, ecco, questo della spontaneità, ecco, no, che la religiosità popolare porta in sé. Dal versante della fede, le varie manifestazioni di pietà popolare sono una vera e propria riserva di atteggiamenti genuinamente cristiani, atteggiamenti, ecco, nei confronti di Dio e anche nei confronti del prossimo, quindi di solidarietà con gli altri. Precedentemente, ecco, abbiamo riportato, no, quel passo, io ho citato il passo dell'Evangelio Nunziandi, dove si afferma che la pietà popolare manifesta una sete di Dio, rende capace di generosità, di sacrificio fino all'eroismo, è capace di manifestare la fede, crede fortemente in un Dio, appunto, che è padre, che è provvidenza, di un Dio che è compagno dell'uomo. E quindi è una pietà che genera, no, alcuni atteggiamenti fortemente cristiani, legati cioè alla fede e alla vita di fede. La pazienza, no? Il senso della croce, il distacco, l'apertura agli altri e così via. Un altro valore, ecco, che la teologia, la riflessione teologica ha messo in evidenza, presente nella pietà popolare, è il senso profondo della vita e della morte. Un senso profondo che aiuta a contestare una cultura fortemente immanentista, materialista, che è quella nella quale, ecco, noi siamo inseriti. E anche gli studi liturgici hanno preso in seria considerazione questo fenomeno della pietà o devozione popolare, anche in considerazione del fatto che questa ha superato la prova della cosiddetta secolarizzazione. Se a metà, no, negli anni 60, del 1960, qualcuno teorizzava che sarebbe che la fine della religione o religiosità sarebbe arrivata nel giro di poco tempo, no, è stato smentito, perché grazie a Dio, no, questo ancora continua. Le persistenti, appunto, manifestazioni di pietà popolare ci dicono però la necessità che nella liturgia devono trovare cittadinanza anche quelle forme celebrative autenticamente popolari, quindi che anche la liturgia in qualche modo, no, dovrà, ecco, aprire le porte a questi aspetti positivi della religiosità popolare, aspetti che sono capaci, appunto, di evocare ma anche di esaudire i sentimenti profondi del popolo di Dio. In un testo di morale, quello che vi ho citato, che è in 5 volumi, edito curato da Goffi e Piana, che si chiama Corso di Morale, il 5° volume è quello dedicato proprio a questi aspetti,
pagina 363 leggiamo così: laddove la fede e la prassi cristiana non diventano cultura nel linguaggio, nell'arte, nella vita, si può dire che la fede non ha accettato profonde radici e altre forme culturali possono sradicarla facilmente. Non c'è dubbio che dietro la pietà popolare c'è una cultura tradizionale che è espressione di fede e di vita, che richiama appunto ad uno studio più attento dei valori di questa religiosità. Questi sono i valori. Certamente ci sono anche dei problemi aperti che ancora, ecco, no, dobbiamo, cioè, problemi aperti quindi che non sono stati risolti. Quali sono questi problemi aperti? Sono i seguenti: esperienza e quindi prassi comune che espressioni di pietà popolare, come del resto la preghiera personale, possono molto bene coesistere nella vita personale e nella prassi comunitaria accanto alla liturgia, senza indebite forme di integrazione che sarebbero ibride. Però non si possono mantenere sempre separate, in quanto potrebbero generare una frattura pericolosa nella fede e nella vita dei fedeli, in quanto la pietà popolare è l'humus della fede e della vita, nella quale si inseriscono poi le celebrazioni liturgiche, appunto in occasione di feste, di avvenimenti familiari e sociali. Quindi ecco, la criticità è questa, è quella di riuscire a far sì che queste forme, che hanno una loro dignitosa cittadinanza, ecco, diventino il punto di partenza, no, per un approfondimento e per una, dicevo prima, una evangelizzazione. Alcuni orientamenti pastorali. In maniera sintetica, il lavoro che bisogna fare nei confronti della pietà popolare è il seguente. Lo esprimo con tre verbi: purificare, consolidare e elevare. Bisogna prima di tutto purificare. L'attenzione e la vigilanza devono essere presenti, in quanto purtroppo la forza del male può penetrare, rendendo ambiguo ogni settore e ogni momento della pietà popolare. Ecco perché la pietà popolare necessita di purificazione. Questa purificazione deve essere però reciproca tra religiosità popolare e, chiamiamola, religiosità ufficiale o liturgia ufficiale. Inoltre, poiché le diverse forme concrete, nonostante la loro diversità, possono essere confrontate, è necessario che questo confronto venga fatto nelle loro intenzioni al di là dei segni espressivi, perché solo a livello di intenzioni è possibile scoprire ciò che unisce. Poi la modalità, no, è secondaria. Il secondo verbo usato prima precedentemente indicato è consolidare. Consolidare non vuol dire aggrapparsi al passato che è già morto o che sta per morire, ma significa valorizzare la creatività, il nuovo che è nato o sta per nascere, consapevoli che quelle espressioni che magari adesso non sono più, tra virgolette, attuali, no, a quando sono nate erano forme espressive della fede di quel momento, di quella popolazione. Quindi non devono essere inoltre consolidati solo alcuni aspetti, ma devono essere consolidati tutti i valori che la pietà popolare o la tradizione popolare porta con sé. Infine, ecco, elevare e ricapitolare in Cristo. L'esigenza di questa ricapitolazione comporta che la pietà popolare sia orientata a Gesù Cristo, cioè che si apra ad accogliere la parola di Dio, come facevo l'esempio, no, del benedizionale, che per ogni formula di benedizione, no, c'è sempre messo all'inizio la parola di Dio. Quindi ecco, deve essere aperta ad accogliere la parola di Dio, ad invocare e a ricevere la grazia di Cristo, e che non siano forme che bloccano appunto, no, questo incontro con Gesù Cristo. Questo processo non può essere il frutto di, perdonatemi, tecnici, in quanto è necessario uno scambio mutuo ed effettivo tra le componenti del reale e concreto popolo di Dio. Non può essere quindi semplicemente una, tra virgolette, riforma o riformulazione che proviene dall'alto. Questo realizzarsi della cooperazione richiede un'enorme attenzione all'azione dello Spirito Santo, che spesso non corrisponde al nostro modo di ordinare le cose religiose. Infine, ultimo elemento da tenere presente è l'edificazione della comunità, quindi che sia rivolta a Cristo, no?
ma anche che sia sorgente di edificazione della comunità, perché questo è l'obiettivo: costruire delle comunità che siano corpo di Cristo nel vero senso della parola, quindi opera e dono dello Spirito Santo. Queste osservazioni stanno a ricordarci che tutto quello che è pietà popolare sia contemporaneamente una opportunità e un rischio. Opportunità per valorizzare ed evangelizzare questa pietà, cercando di purificarla, dicevamo, di orientarla verso una liturgia che diventi sempre più fonte e culmine della vita, e quindi anche di queste forme di pietà. Ma sono anche un rischio per chi ingenuamente crede di aver orientato verso la liturgia senza averla purificata da altre aderenze e motivazioni, per cui l'integrazione è più apparente che reale. La liturgia, infatti, viene spesso vissuta con un atteggiamento di fondo tipico della religiosità popolare, che con un atteggiamento di fede. In questo modo la liturgia è il mezzo, l'occasione per esprimere un certo tipo di pietà con motivazioni sociologiche e morali, subordinando così la liturgia alle proprie intenzioni più o meno valide, più o meno convalidate dalla fede cristiana. Non resta dunque che la via della evangelizzazione di questa pietà, sapendo valutare cosa c'è di positivo in ogni gesto religioso. Non tutto, come si è detto, nella pietà popolare ha lo stesso significato e lo stesso futuro. L'evangelizzazione deve quindi discernere ciò che sembra avere un futuro, concentrare l'attenzione sugli aspetti più solidi e significativi della pietà popolare. Deve consistere nel comunicare valori e motivazioni, e non tanto nel cambiare la pratica o le pratiche esteriori. Deve inoltre aiutare ad interiorizzare la religiosità in modo che ci sia una coerenza tra la pratica esteriore e l'atteggiamento del cuore.